Troviamo in Piazza Ferrari a Mamolo un'altra iniziativa gastronomica nella location di Piazza Ferrari. Va in scena questa sera la terza edizione della Festa del Pane. Vedete, ci sono i preparativi in corso, incontriamo Alessandro Fuda che sta imbottendo questo pane lunghissimo da Guinness dei primati. Sì, siamo alla terza edizione e stiamo cercando di anno per anno farlo sempre più lungo. Invitiamo ovviamente sempre più persone a partecipare. Quest'anno siamo arrivati a 16 metri, già è un Guinness diciamo per Mammola. Speriamo che il prossimo anno possiamo andare anche oltre. Stiamo imbottendo il pane, come possiamo vedere, con i prodotti caserecci del nostro paese, dal salame, la pancetta, i funghi, la ricotta, i formaggi, qualsiasi cosa, eppure abbiamo pensato pure ai bambini, fare dei panetti pure con la Nutella per i bambini. Dunque, record dell'anno scorso superato, possiamo dire. Superatissimo, anche i panettieri, dobbiamo ringraziare soprattutto i panettieri che colgono sempre l'occasione di partecipare, di darci sempre man forte in queste nostre iniziative. La gastronomia ancora una volta protagonista a Mammola. In questa stagione estiva che è iniziata diciamo abbastanza bene ci sono diversi turisti e questa sera la piazza è affollata per questa ennesima iniziativa voluta dalla Prologo in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sì, ancora una bella serata, un classico quello che è diventata la Festa del Pane alla sua terza edizione, che vede appunto in rassegna quelli che sono i prodotti della produzione della gastronomia locale. Già vedo in preparazione i primi abbondanti pani che sono collegati in una lunghezza ormai da record, da primato, con i funghi e i salumi tipici appunto della nostra produzione di Mammola. È un bel evento, è ormai da 3 anni che lo facciamo, ogni anno stiamo allungando il pane. Siamo partiti con 4 metri e siamo arrivati quasi a 16. Dobbiamo dire che in questi 16 metri di pane casareccio c'è una varietà di prodotti della gastronomia mammolese, anche se c'è anche un bel pezzo di pane anche per i bambini con la Nutella. Sì, sicuramente c'è pure con la Nutella, perché i bambini sicuramente, noi partiamo sicuramente dal dolce al salato per tutti i gusti, tutti i palati, quindi chi vuole assaggiare può assaggiare sia il dolce sia il salato.